Oh, abbiamo sentito, non ce la faccio a parlare con Sarau perché questa influenza gira sovrana. Buon pomeriggio, Virgilio. Ciao, ben ritrovato. Più che Oh. influenza sono i postumi di ieri sera adesso. Di ieri sera Il cantare, il quando cantare. E canti vabbè, tanto, giustamente si canta curva dopo. si canta, allo stadio si tifa. Allo stadio si tifa, poi ci sono anche i mausolei lì in tribuna d'onore a Montemario che non si muovono, sono di gesso. Ieri sera il signor Mourinho ha rispecificato per l'ennesima volta che qualche sporadico fischio che arriva si parte sempre dalle sue spalle, quindi dato una regolata. Sì, l'ho sentito, ha tirato questa bella freccetta che però corrisponde alla realtà dei fatti, eh. Sicuramente sì. Partita, non dico sofferta, però partita dove la Roma ha saputo imprimere il suo carattere e finalmente si è visto un piccolo telaio di gioco che non è niente male. Che ne pensi? La Roma ha la sua fisionomia di gioco da sempre. Poi quando qualche giocatore sta bene, diciamo quelli che fanno la differenza, si vede maggiormente. Ma la Certo. fisionomia della Roma ormai è quella, perché deve essere quella, perché i giocatori sono quelli e quindi Mourinho ha adattato quel tipo di gioco ai giocatori della rosa della Roma. Poi quando ci sarà al 100% Wijnaldum, lo stesso Dybala, lo stesso Pellegrini, lo stesso Spinazzola, Oh. e vedrai che migliorerà sempre di più. All'inizio di quest'anno Roma sei stato nominato, carissimo. Dà il suo contributo anche i ruoli che non gli appartengono. Diciamo che non si è mai tirato indietro. Oh, invece, per esempio, per Pellegrini, si dimostra molto bene qual è la sua specialità, che è quella di stare dietro le punte, il classico trequartista. Quando per necessità o per emergenza lo si mette in mediana, dura il 40% di meno. Ma diciamo non è che dura di meno, diciamo che c'è grosse problematiche fisiche e ancora non è uscito purtroppo, perché Pellegrini quando sta bene al 100% è uno che fa la differenza. E quello sì. Purtroppo si porta degli strascichi muscolari e non muscolari e dovrebbe riposarsi un po', ma la Roma c'ha una rosa non molto ampia. Molto ristretta o poco ristretta, secondo te? Molto ristretta, no, poco ristretta, potrebbe passare. Però chiaramente ci sono anche gli infortuni, gli squalificati e via Certo. discorrendo. A proposito di squalificati, a Cremona non ci sarà Smalling squalificato, purtroppo. Vedremo magari l'ultimo arrivato, chissà, o lui o Kumbulla giocherà. No, qui, Llorente. allora, la prima proiezione mi parla di Kumbulla e Ibañez. Adesso Non lo so, c'è un non lo so. altro sito, però qui è Fantacalcio, che Llorente potrebbe esordire addirittura dal primo minuto proprio contro la Cremonese. Non lo so Non lo quanto. so, non lo so neanche io, lo sa Mourinho, che lo vede tutti i giorni. Sì, beh, Mourinho tante sorprese dell'ultimo istante ce l'ha sempre fatte poi alla fin fine. Quando decide che un giocatore è pronto o non ha giocato un minuto o ha giocato 100 minuti lo schiera, non guarda in faccia a Sicuramente nessuno e sì, fa bene così. certo. Meriti di questa crescita di mentalità della Roma di tutti quanti in eguale percentuale o è Mourinho che ha la maggiore... Mourinho c'è al 100%. Vabbè, L'ha anche i ragazzi... detto lo stesso Mancini, l'ha detto lo stesso Mancini, Quindi, che oltre a quella essere. mentalità di tutti i giorni di bombardarli Cioè. col vincere, il vincere, il vincere, il vincere, è quello. Quindi ha lavorato, diciamo, molto sulla mentalità, sulle teste. Ma è palpabile la cosa. La Roma non c'ha una rosa dei fenomeni. Quindi quando all'unisono, no? Vedi che danno tutto, si impegnano al massimo, lottano su tutti i palloni e quindi è un merito dell'allenatore. Oh, visto che ieri sera eri all'Olimpico, Belotti, fuoco di paglia o si sta riprendendo? Che vuol dire fuoco di paglia? Fuoco di paglia, cioè ha trovato quel pallone, l'ha messo dentro, ok? Però. Guarda, allora ieri sera a me non mi va di quello bravo. Ieri la Roma giocava bene in Sì, assoluto, per hanno giocato carità. bene tutti. Ma come intensità, come volontà, come sacrificio, lui è stato, è uscito tra 60.000, no, leva i 5.000, 3.000, quanti erano quelli, non mi ricordo. Sì, Lui è uscito diciamo. fra 60, 60.000 applausi. Quindi ieri se l'è Quindi la meritato gente ha tutto. percepito
una grande disponibilità, ha lottato, ne ha persi tanti, ma ha lottato su tutti i palloni, ha cercato di recuperare, poi ha segnato anche il gol, e quindi come Oh, fai a dire altro che. flash invece su Solbakken, perché Solbakken, più lo rivediamo, è più stato un bellissimo gol contro il Verona. Ha delle qualità, Sicuramente secondo te, questo ragazzo per emergere? sì. Sicuramente sì, lui è forte anche tecnicamente, quindi per me è un giocatore su cui la Roma può confidare bene. Abbiamo ritrovato per caso l'ala sinistra che ci mancava? Ce l'auguriamo tutti, sarebbe una forza in più della squadra, perché Spinazzola al 100% fa la differenza. È vero. E Dybala, salvo infortuni, visto che tutti lo No, definiscono di cristallo, ma Dybala illumina il gioco, che è una favola. lascia stare Dybala, che è la ciliegina sulla torta. Dybala è un giocatore che fa la differenza, fuori Anche perché classe. ieri la partita l'abbiamo chiusa grazie a Dybala, che è arrivato al volo, non ci ha pensato 2 secondi, l'ha piazzata. È fuori classe Dybala, dai. Un altro giocatore magari l'avrebbe stoppata, fermata, e il gol non ci sarebbe No, stato. magari, no, avrebbe magari tirato al volo, magari avrebbe segnato lo stesso. Ma lui è una certezza. Virgilio, mi sono focalizzato anche a volte sulla poca correttezza dei giocatori del Salisburgo di ieri sera, perché in certi momenti, mi consenta l'editore televisivo e di testata giornalistica di dire, hanno menato come Fabbri. E io sinceramente su questo mi arrabbio, per non dire altro, perché se l'avversario in quel momento è superiore, perché devi menare? Perché devi picchiare? Perché magari loro pensavano che essendo molto più aggressivi sull'uomo intimorivano un po' qualcuno, ma non ci sono riusciti. Quindi quei falli ci possono anche stare durante una partita. Secondo me sì, se poi sono sistematici sempre su magari un giocatore, allora cambia. Perché io ho visto tante volte tentativi di fallo su Dybala Ma perché dove. scusa, ma la partita con la Cremonese è stata una corrida. No, 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 è per carità, anche quello, sì. E quando sei inferiore tecnicamente, poi usi tutte le armi. Affidi, diciamo, ai falli ripetuti. A tutto da fine, anche a cercare la rissa, a cercare di innervosire l'avversario. Sì, ma. Sono tattiche anche quelle. Io ho visto che all'inizio della partita non dico che erano sicuri di passare loro il turno, però No, avevano per me, me. guarda, Ah. adesso non voglio far presuntuoso. No, no. Io penso che, e come hanno salito quelle scale, no? E sono entrati in campo, hanno visto che c'era intorno a loro, hanno capito che non potevano proprio passare il turno. Corretto invece è stato l'allenatore del Salisburgo, che ha detto la Roma ha meritato di vincere. Invece mancherebbe altro, No, fra l'andata e ritorno, tanti. Oh, tanti fra l'andata e allenatori. ritorno a Roma doveva stravincere, non Dico, vincere. tanti allenatori avversari ti trovano sempre il pelo nell'uovo. Lui invece ha detto: no, no, ha giocato meglio. Non ci Vabbè, ho sono. capito, che ha trovato? C'è poco da trovare il pelo nell'uovo. All'andata dominata a Roma, ritorno pure, che doveva E all'andata loro hanno vinto semplicemente per una situazione sfortunata verso di noi. Cioè, dire? abbiamo fatto noi il Cioè, all'andata ha regalo. giocato solo la Roma, le occasioni ce l'ha avuta la Roma, non le ha sfruttate, loro ce n'hanno avuta una. E quella la partita è Oh. stata. Ora la Real Sociedad. Squadraccia, molto difficile. Ah, ecco, finalmente ho trovato la seconda persona che la pensa come me. Come la seconda? Cioè, la prima sono io, che ho detto che No, sarà ma una. no, scusa, basta guardare il girone che hanno vinto in Europa League, no? Per Sì. arrivare i primi. Lo sai chi è arrivato secondo? Il Manchester United. Abbiamo detto tutto, no? Poi guarda la classifica in Spagna. Sì, Sono sono terzi. sotterranei, non saranno primi, però stanno Ma lì. che vuol dire? È una squadra. Abbiamo pescato male. Cioè, peggio di loro c'era solo l'Arsenal e in parte il Betis Siviglia. Quindi noi abbiamo pescato una squadra mastina? No, abbiamo pescato una squadra difficile da battere. Punto. Questa è la verità. Sì, però dall'altra parte c'è pure la Roma. Ma infatti loro mica sono contenti che hanno pescato la Roma. No, no, ho sentito dalle TV spagnole e dalle web radio, che ce ne abbiamo due che sono spagnole, e che non sono contenti per nulla. E vorrei vedere, c'erano squadre molto molto più deboli da pescare. Non è, però se affrontiamo, Cioè, nel diciamo. girone della Roma, le tre squadre complicate erano l'Arsenal, che attualmente
è straforte. Sì, Il viaggia su un altro emisfero, è vero. Real Sociedad e il Betis Siviglia, quella è la squadra più forte. La Roma ne ha pescata una. Sarebbe stato da evitare tutte e tre, ma non si può. Tanti l'hanno fatto, gli altri hanno trovato squadre Vabbè, più abbordabili. sai che c'è? Che nel caso andasse bene ci siamo tolti un osso rognoso, cioè un avversario rognoso e andiamo avanti. Non l'ha visto mai che. Andiamo avanti. Campionato di martedì, finalmente c'è un po' di giustizia anche per la Roma. Nel senso che Anche tutte le perché volte che ha giocano giocato di giovedì, addirittura una sera ha giocato pure di sabato sera, almeno di gioca sabato, no, di martedì. sabato, no, di sabato è impossibile. No, vabbè, chiedo scusa, è di domenica, è vero, è Forse è da vero. domenica, È sì. vero. Se non altro, stavolta almeno abbiamo i Ci ha tempi di aiutato anche recupero. il rugby stavolta perché giocano a rugby e quindi E meno male, santo rugby. hanno dato un giorno in più per il terreno di gioco, se no giocavi di lunedì. Eh sì, però santo rugby, no? È venuto come il cacio sui maccheroni. Oltretutto è anche una bella disciplina sportiva. Ti piace il Ma che rugby? sei caduto nel trabocchetto? Cioè? Se, e io sto. Giochiamo Dimmi. a Cremona, mica a Roma. Lo so, è vero, è vero. Virgilio Bricconcello, però dalle 14 che No, stiamo. giochiamo di martedì perché la Roma, ogni tanto capita anche alle altre. Stavolta è capitato anche alla Roma di avere, diciamo, un giorno in più Oh, che poi non di riposo. volendo l'hai chiamato il rugby, perché dopo di te, ecco, Valentina mi ha passato il palinsesto, dopo di te c'è Lorenzo Colangeli con il rugby. Salutamelo tanto, quel Come ragazzo no? fantastico. È un E poi ragazzo grande romanista. fantastico, è un ragazzo Fratello fantastico. purtroppo è una quaglia, fratello è una quaglia. Ah sì? Angelo, sì. Vabbè, lui no però. Anzi, dammi modo, fammi, visto che ci sono, saluto tutto il Dognocchi, che c'è un centro fisioterapico fantastico, tra Sono cui favolosi, è vero. Lorenzo, i due fratelli Lorenzo e È Angelo. vero. E poi Lorenzo ha un merito qui, che lui ha insistito per fare il rugby, siccome io so che è un grande esperto, dico, vabbè, ci proviamo, vediamo. Era C'è un. anche la possibilità di allenare là tutti i giorni, dai, del Esatto. circoletto, Allora, fantastico. era uno sport qui, in questo clima di Verberadio, proprio sconosciuto al massimo. E diciamo che nel giro di un mese è diventato uno dei pilastri sportivi di questo circuito web radiofonico. Io di questo sono molto contento, A me oltretutto. piace tantissimo, Debbie. Sì, oltretutto anche perché c'è pure dopo la partita il terzo tempo, c'è. Io sono un grande appassionato degli All Blacks. Beh, Poi la vabbè. nazionale, vabbè, quando gioca la nazionale, ma gli All Blacks per me È il non sono una plus cosa ultra, no, praticamente. fantastica. Vabbè, una squadra super fantastica. Allora, i saluti ti arrivano anche da Giampiero Bindi, che è il direttore di Antenna Roma 1 su online radiobox.com da Penna Tiberina in provincia di Terni, che è una nostra nuova consorella radio-televisiva, perché Saluto a tutti, non stiamo anche su preoccuparti. Antenna Romana TV, anche se senza telecamere si sente solo l'audio. E Giampiero Bindi ha avuto un'idea meravigliosa, perché prima di far partire Virgilio ha messo un'immagine fissa della curva sud, che è qualcosa di veramente bello, di veramente fenomenale. E beh, poi diciamo che un po' tutte le curve di tutte le squadre, poi noi amiamo la Non mi nostra. interessa, no, io guardo, parlare degli altri, mi interessa. Però allora fermiamoci alla Roma, il polmone caldo è la A curva. noi ci hanno sempre, tutti hanno cercato sempre di copiarci negli anni, quindi Però te lo dico. gli inni più belli della Roma ce l'abbiamo solo noi. Come? Gli inni più belli della Roma ce l'abbiamo solo noi. Vabbè, questo è poco ma sicuro. Apposta, quello di Marco Gonidi per me è qualcosa di non plus ultra. Poi può Infatti, piacere, non tutte le volte piacere. che gioca la Roma la cantiamo, la Sì, cantano sì. tutti, penso. Ma io ho preso una decisione unilaterale. Qualcuno mi ha detto che sono stato tiranno, perché prima i ragazzi, quando parlavano della Roma, me ne mettevano un altro di inno. Io ho detto no, c'è Marco Conidi e io voglio quello di Marco Conidi, al limite quello di Lando Fiorini, ci mancherebbe altro, non è che No, c'è ma l'esclusa. guarda che c'è la versione di Roma, Roma, Roma di chi l'ha scritta, e puoi mettere Gepi, eh? Ah sì, non lo so, ecco, questo, oh, vedi? Scusa, il signor Vendischi, come lo chiamo io, non ha Sì. scritto l'inno della Roma. L'inno No, della no, Roma no, è l'ha vero, l'ha scritto. cantata. Allora, se vuoi metterlo, metti cantata da Gepi. Io pure allo stadio lo farei, però io non conto niente e mettono quella dei Vendischi.
Vabbè, però pure quello di Marco Conidi è ottimo. E ti sto dicendo che la cantiamo sempre. Sì, è Tutto lo vero. stadio la canta. Vero, vero, vero. E allora, Cremonese-Roma, sarà Roma-Real Dobbiamo. Sociedad o Real Sociedad Roma? Adesso non ricordo la prima se entra. Gioca a casa, credo la prima. È sconveniente oppure va meglio? Non lo so, dipende. Sai, adesso i gol fuori casa non valgono più doppi, quindi per me è Quindi è uguale. una partita secca che si deve fare in 180 e passa minuti. Certo. Certo, hai ragione te, perché molti hanno detto no, sorteggio positivo. Per me no, non è Perché è positivo, però sempre meglio giocare. sì, È però meglio sempre giocare a casa tua, al ritorno, sempre. però ti fa stare sul pezzo, perché con la Real Sociedad non ti puoi mettere alcuna distrazione. Ma quale distrazione? Una squadra forte. È una squadra forte, una delle più toste attualmente. Poi speriamo che, insomma, quando gioca con noi trovi delle impasse negative e No, passiamo la noi. Roma se gioca con quell'intensità, quella voglia, quella cattiveria di ieri, se la gioca con chiunque. L'importante è ritrovare i giocatori fisicamente appena a posto. Oh, in conclusione, extra time, è più bello il campionato inglese, quello spagnolo o quello tedesco? Credo l'inglese. L'inglese sopra di una spanna. Sì, penso di sì. Il più deludente ci stai a dire che è quello della Liga Spagnola? Fra Non ho capito, scusa. i tre, il più deludente è quello della Liga Spagnola? Tra il Però tedesco... vedo che ci sono delle partite anche lì molto combattute. Ogni tanto ci sono delle squadre che fanno dei risultati inaspettati quando giocano con Barcellona, con Madrid, È con vero. l'Atletico Madrid, con Siviglia, col Betis Siviglia, con la Real Sociedad, che diciamo le squadre più Oh, forti. ma perché gli stranieri corrono più di noi? Ma forse corre più il pallone che gli stranieri di noi. Più il Giocano il pallone. pallone. Giocano il pallone quasi tutti di prima, con più velocità. Oh, da noi invece i Non è tic. che corrono di più, corre di più il pallone. Però è più bello a vedersi che corre di più il Ma pallone. certamente sì. Perché tante partite della massima Ma serie a scusa, ma non volte. ti sei domandato perché qui ci sono giocatori che hanno, e ancora fanno la differenza, che hanno 35, 36, 40 anni, 38, 36. Come E no? ci sarà un motivo, perché qui è più lento il gioco. Sì, è Ma non è che vero. corrono di meno, è più lento il gioco. E però il gioco più lento a volte è più noioso. Sicuramente E sì. sul Infatti, campo è più prevedibile, perché tu fai in tempo a se tu chiuderti. vedi una partita di Premier League, vedi la partita del calcio italiano, sembrano due sport diversi. È vero, sembrano proprio due situazioni diametralmente opposte, è vero. Certo. Virgilio, allora, rimettiti in sesto, stavolta il buon fine settimana si può fare? Ah, finalmente buon sabato e Oh, domenica. era un buon weekend, perché sempre sabato o domenica, adesso è Quando gioca martedì, a Roma si parla di altre cose. quindi è vero. Oggi possiamo darci tutti un bel weekend. Godetevi il weekend. Oh, e soprattutto poi da lunedì, alle 14:30 con la storia Siamo Noi in diretta da L Radio, del C'è direttore, l'applicazione, ricordiamola, esatto, del gratuita, direttore Ezio Muzzi. Oh, mi lradio.it. dicono le tue fans, che sono ormai a centinaia, migliaia, Migliaia, sì, migliaia. che io questo lo devo ammettere pure io, però si vede 10.000 volte meglio da YouTube, perché avete un'inquadratura da primo piano rispetto a quella di Facebook, che fa la panoramica. E vabbè, Parliamo quello fa d'ora. parte, però sono 10.000 motivi, 10.000 mezzi informatici diversi pur di sentire e di vedere la storia Siamo Noi con Massimo e Virgilio. Per cui Grazie. ci risentiremo lunedì prossimo alle 14:30, saranno collegati anche i nostri del nostro circuito, e soprattutto... Non siamo l'Audi dell'assolutamente no, Valentina, non ti pensare, però abbiamo, diciamo, delle situazioni societarie che vedono i riscontri. Virgilio, la gente ti ammira e io di questo sono Ma no, contento. non mi fare, Non ti faccio insomma. arrossire. Non lo vedi perché non siamo Ti in diretta. Bravo, faccio arrossire col giallo, così giallo-rosso giallo rosso stiamo sempre, sul sì, tema. bravo. Comunque, complimenti, perché non te lo devo dire io, ma è una trasmissione schietta, sincera, e soprattutto che gira a 360 gradi su tante situazioni, che si parla con serenità, con tranquillità, a volte con qualche accento un po' più caldo, però è una situazione di trasmissione che 120 minuti, quando voi salutate, a volte, ma come, hanno iniziato adesso a parlare, già hanno finito questi.
Io sento il mio caporeparto che dice: ma scusa, hanno iniziato 10 minuti fa? No, veramente sono 120 minuti, sono 2 ore, per cui. No, cioè non sono 2 ore, sono un'ora e mezza. Vabbè, un'ora e mezzo, 2 ore, siamo lì, insomma, sono È 90 perché minuti. è fatta con il cuore, la È facciamo fatta con con il il cuore. cuore e soprattutto scorre all'ascolto e alla visione. Grazie, De Gonfio, grazie. Per carità, un saluto va a tutta casa tua, mi saluti anche Bruno quando lo senti o lo Sarà un vedi. piacere. E sempre forza, forza Ah, Roma. quello per te, per sempre, nella vita e nei secoli, È vero, forza Roma. forever. Ok, grazie Ciao. Virgilio di essere intervenuto e ci Ciao. risentiamo. Grazie e buon Saluto a te proseguimento. e tutti i tuoi radio web ascoltatori. Grazie Ciao. Virgilio, ciao ciao. Ciao. Ciao.